Buongiorno, buongiorno a tutti ragazzi. Dunque, siamo su questo titolo Capcom, ve lo avevo annunciato. Oggi è 25 di gennaio del 2019, come sapete, esce questo titolo. Io l'ho preso per PlayStation 4, come vedete, e ve lo porto oggi sul canale in un momento che mi fa evolvere. Mi fa evolvere quasi mentre i vostri occhi guarderanno il video. Allo stato unico di divinità, poiché oggi io in mano ho il Day One di Resident Evil 2, ragazzi, ci rendiamo conto, il Day One, quindi oggi ce lo giochiamo in Day One. Scusate, il telefono. Dunque, che figuraccia in diretta, ragazzi, quindi aspettate, intanto andiamo avanti con i settaggi, rispondiamo, eh. Pronto? Sì, ciao Bomber. Ah, ciao, ciao. Sì, come va lì da te? Io oggi sono andato a ritirare Resident Evil 2. Sì, 2, quello il remake. Sì, l'ho installato adesso, comincio adesso. Dai che oggi lo fai anche te il video, li buttiamo fuori in diretta, così, oggi subito episodio del Day One, eh. Come? No, no, cosa mi stai dicendo? Aspettate un attimo voi che guardate. Ah. Tu lo stai giocando da martedì? Cioè, ma usciva oggi? Ah, hanno rotto il Day One in tutta Italia. Cioè, e solamente noi qui pavesi, niente. Vabbè, senti Bomber, io avrei bisogno di fare una cosina, poi dopo ti richiamo, eh. A dopo. Ciao, ciao, ciao. Scusa, sono un po' di fretta. Ciao, 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 ciao. Scusami, ciao. Ti voglio bene. Ciao, ciao. Ragazzi, da noi è uscito oggi, mi hanno rotto il Day One ovunque. Vabbè. Io anche stavolta come Red Dead Redemption è finita male, ragazzi, e che dire. E mia sposa stava in fiume, signor, e un gringo l'ha aggredita e la voleva. Deve essere morta perché ha picchiato la testa e io gli sono dato 5-6 coltellate. Comunque, a parte questo, armi speciali aggiunte alla cassa oggetti perché abbiamo fatto il nostro settaggio. Ora andiamo qui ed ecco qui la nostra scelta iniziale, ragazzi. Abbiamo la schermata iniziale è questa. Leon Kennedy, non avendo ricevuto più notizie della centrale di polizia, Leon si dirige a Raccoon City per far luce sulla situazione, totalmente ignaro dell'incubo a cui sta andando incontro. Oppure possiamo giocare con Claire Redfield. È ben diverso l'incubo che attende la giovane Claire, la quale è inconsapevole di quanto la sua ordinaria vita stia per essere stravolta. Quindi, signori, allora, io ho aperto un sondaggio oggi su Facebook, ha già un bel po' di voti. State votando equo. Un po' Leon, un po' Claire, un po' in vantaggio Leon, adesso sta andando in vantaggio Claire, quindi siccome incominciamo adesso e poi c'è stato il voto di una viola privato che vale più che doppio per me, quindi diciamo che lei ha votato Claire, cominceremo molto probabilmente con Claire, rimanete con me perché è il momento di giocare, purtroppo non in Day One, ma vabbè, ciao ciao ragazzi.
cosa? Adesso cosa faccio? Va bene, devo andare. Perché di me si preoccupano tanto? Ehi là? Eccoci qua, ragazzi. Dunque, siamo ai comandi della nostra Claire Redfield col suo giubbottino Made in Heaven, ma quanti ricordi rispetto a 20 anni fa. C'è anche un'auto della polizia ferma, eh. Non è che magari troviamo qualcosa sull'auto della polizia, che ne so, una pistola, il fucile dentro nella... No. Ok, niente. Entriamo, ragazzi. Dunque, abbiamo trovato una torcia, ragazzi, per farci luce. È tutto terribilmente buio. Tutto bene. Guardate, ci Aspetta qui, indica. vado a vedere. Non è che sta molto bene, signore. L'hanno morso il collo, probabilmente. E là, che succede? Abbiamo la pistola, ragazzi, l'ho fatto istintivamente. Brutta, brutta situazione. Questi si rialzano tutti, eh. Allora, la chiave. Attenzione, una chiave molto consumata. Apri inventario, vediamo, esamina. Eccola qui, la chiave del magazzino. Chiave del magazzino della stazione di servizio. Ai ai ai, tagliamo di qua. Quando hai bisogno di un oggetto per sbloccare qualsiasi, seleziona e scegli usa. Usa, ecco qua, per fortuna. No, 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 vai via, vai via. Questo manco abbiamo visto prima, ci hanno già morso. Ci hanno già morso. E là, la porta, la porta, la porta, via. Dobbiamo andarcene. Stai bene? Sì.
Credo Ma di hanno sì. solo morso. Grazie. Ringraziami dopo, una volta salvo. Che succede? Non lo so. Forse alla centrale sapranno dirci qualcosa. Sei un poliziotto? Sì, Leon Kennedy. E tu? Claire. Claire Redfield. Vivi qui? No. Cerco mio fratello. È un poliziotto. Beh, per fortuna ti ho incontrata. Ormai non so più cosa aspettarmi. Attenzione a tutti i cittadini. A causa dell'epidemia in corso, vi invitiamo a rifugiarvi presso la centrale di polizia di Raccoon City. Cibo e medicinali verranno distribuiti a chiunque ne abbia bisogno. Oh mio Dio, non posso crederci. La centrale di polizia è vicina. Ci diranno qualcosa. Sì, ma se fossimo rimasti soli, gli unici sopravvissuti. Qualcuno è sopravvissuto. La città è grande. Non siamo soli. Dovremo camminare da qui. Meglio correre. Sì, buona idea. Leon, torniamo indietro. Porca troia. Claire, esci ora! Vai avanti! Ci vediamo alla centrale!
Ragazzi, non potete capire l'emozione per me di vedere in grafica moderna così il filmato iniziale che fu di Resident Evil 2. Non possiamo passare di qua. Una strada. Proviamo questa strada qui. Abbiamo pochissimi colpi, ragazzi, cioè proprio ce n'è andati pochi. La centrale di polizia. Ci sono quasi. Allora, di qua non possiamo andare. Ci vediamo anche poco perché veramente è buio, ragazzi, veramente buia la situazione. Corriamo. Questo proviamo ad evitarli. Via, via. Vai. Chiudi. E il catenaccio. Signore, ragazzi, qua me la sto già facendo sotto, ve lo dico. Allora, guardiamo qui se c'è qualcosa in giro, munizioni, qualsiasi cosa. Attenzione, il Raccoon Police Department, ragazzi, quanti anni sono passati da quando vidi questo ingresso. Da Nemesis, ti sentivo free, quindi. E guardate la nostra stazione di polizia, ragazzi. Sì, proiettili. Dunque. Così ricarichiamo. Abbiamo una Smith & Wesson con Claire, ecco perché abbiamo un caricatore a 6 colpi. Qua potremmo salvare la nostra partita. Non so se serviranno ancora gli Incredibles, ma non credo. Vediamo qua. Questo l'abbiamo giocato nella nostra demo, ragazzi. Avanti, Chris. Dove sei? Sono riusciti a entrare. David, Marlene, ci siete? C'è una via d'uscita, è scritto qua. Corridoio est. Dunque, ragazzi, allora avete visto? Avete visto l'immagine pixelosa come il vecchio Resident Evil 2 e come lui ha spinto via il nemico esattamente come succedeva nel vecchissimo gioco? Questo è un richiamo. Quindi vediamo qua. Ah, perfetto, possiamo salvare senza incribo, ma deve essere perché abbiamo fatto la modalità assistita, eh. È stata aggiunta un'arma speciale. Ecco qui, abbiamo le pistole di Chris e Jill. Quindi, beh, noi un codice promozionale che ci ha dato il nostro amico Matteo al momento dell'acquisto, quindi che ringraziamo pubblicamente qua su YouTube, appunto. Allora, che dire, qua abbiamo un enigma. Vedete, ci sono tre alcove da riempire. Qua abbiamo una porta che reca il simbolo di un del picche, quindi dovremmo trovare l'oggetto. Qui dobbiamo trovare un coltello, penso, come nella demo, per tagliare il tutto. Oddio, la demo l'abbiamo già giocata, quindi possiamo andare un po' lisci in questo pezzo. Non avevamo giocato il pezzo prima. Poi vediamo se è come nella demo. Questa qua dove c'è una macchina da scrivere credo che sia una safe zone, nel senso che non arriveranno zombie. Ah, qui possiamo entrare, guardate, un'erba verde. Perfetto. Allora, non abbiamo letto la descrizione, ma rimedieremo. Allora, ecco qui, abbiamo i nostri file. Guida della città! Benvenuto a Raccoon City, la città che ospita la sede del colosso farmaceutico Umbrella Corporation.
Consiglio è una città viva e dinamica, dalla storia lunga e importante. In questa guida scoprirai su alcuni dei luoghi più interessanti che la nostra città ha da offrire. Che quanto c'è da offrire questa città? Centrale di polizia di Raccoon City. L'edificio al centro della città non è sempre stato la centrale di polizia. In passato, infatti, era una sede di un museo d'arte. Alcuni elementi della struttura, come l'insolita torre dell'orologio e la statua della dea nel lato principale, sono vestigia di un tempo ormai passato. L'orfanotrofio, probabilmente ragazzi andremo anche all'orfanotrofio, avranno messo un pezzo in più. Attenzione, io sono qui che faremo io! A pochi isolati dalla centrale di polizia sorge l'orfanotrofio, fondato e gestito dalla Umbrella Corporation grazie anche al generoso contributo di aziende e privati cittadini. L'edificio è noto per la sua colorata vetrata che attrae esperti d'arte di ogni parte del mondo. Insomma, un pezzo di... Chi è che trasforma un museo in una centrale di polizia? Ah, non lo so, Claire. Ah, abbiamo una combinazione che non abbiamo, vedete, quindi non tocchiamo ulteriormente. Dovremmo aprire questa cassaforte. In qualche modo, ragazzi, ne abbiamo da giocare qui. Ne abbiamo veramente tanto. Un'altra porta a forma di picche. Quindi dobbiamo ricordarci anche dove sono le varie porte. Allora, qua non ci sono le munizioni come nella demo. O forse erano dall'altro lato le munizioni, quindi muoviamoci. Allora, saluto l'amico Chad Gatsu, ragazzi, che sta giocando appunto con Leon. Qui abbiamo un'altra combinazione, come vedete. Mettiamo... È una combinazione dello zodiaco, sembra, vedete? Però non ci sono tutti i simboli. Ci sono due ariete, qui abbiamo la vergine, credo. Non capisco cos'è. Un piccione, boh. Il leone, comunque vedete, e qua c'è il Grest del leone, forse dobbiamo mettere tre leoni, cosa dite? Però non li abbiamo tutti i simboli, vedete? Eh no, allora, dobbiamo osservarla bene, c'è un leoncino, però. Dunque, allora, andiamo a vedere di qua, qui abbiamo un'altra porta a forma di picche. E qua sì, ragazzi, abbiamo ottenuto un'altra scatola di munizioni. Quindi, allora, io sarei anche tentato di prendere la pistola di Chris, però non saprei, ragazzi. Vorrei provare a giocare con la pistola che ci dà il gioco, con la Smith & Wesson di Claire. Allora, andiamo a vedere. Mi pare dovessimo andare di qua. Com'è buio, ma è sangue, no? Chuck chuck. Calma. Calma, Sion, calma. Possiamo entrare di qua, ragazzi. Oh, un morto. Altri proiettili. Wow, vai. Ci avremo da sparare. Allora, questa porta è barricata. Non sembra che possiamo fare altro in questa stanza. Quindi ci muoviamo, ragazzi. Ma se noi accendiamo la luce, perché tanto chi se ne frega? Forza, Claire! Vediamo di qua.
Ah, siamo nei bagni. Qualcuno ha lasciato lo sciacquone che va, eh. Non si fa. Uno spray medico. Ottimo, ragazzi. Lo spray medico ci cura di tutte le nostre ferite, come sapete. Ah, quanto spreco d'acqua. Porca miseria. Io sto cercando di sdrammatizzare, ragazzi, ma sono qua che me la sto un po' facendo addosso, eh. Dunque. Morti, morti, cadaveri. Questi si rialzano tutti, sicuro come... Allora, qui ci servirà un'arma delle tronchesi, probabilmente, per tagliare questo. Aprite! Vi prego! Arrivo, arrivo! Dove sei? Aspetta che prima raccolgo gli oggetti, tanto non muori, sei forte te. Sono qui! La serranda! Aprite! Avanti, aprite! Aiuto! Dammi la mano! Aiuto! Forza! Dammi la... Dammi la tua mano! Tranquillo! Ti ho preso! Oh mio Dio! Cosa gli dobbiamo dire a Marvin? Oh mio Dio. Qua è meglio che scappiamo, scappiamo anche veloci. Taccuino della gente. Dunque, vedete, abbiamo tre, vedete, la statua della dea, dobbiamo mettere tre oggetti, dopodiché abbiamo la via di fuga. Il leone ci indica il leone, la foglia e una specie di sparviero, e la statua della dea dobbiamo piazzare. Ok, allora il taccuino possiamo tornarci quando vogliamo. Abbiamo anche una statua a forma di unicorno, sembra, ma per il momento potremmo fare l'enigma del leone. Ah, maledetto, maledetto, vai via, vai via, vai via, no, no, mi mordono ancora, mi mordono tutti, manco fossi un bignè del McDonald's, veramente, un paninazzo di quelli buoni da mangiare, pieni di grassi, vai via te, signorina, un uomo. Via, se ne vada, se ne vada. Mamma mia, ragazzi. Questa è la porta di prima, sì, scusate. È chiusa. Passiamo di qua. Ma no, ma mi mordono tutti! Tutti mi mordono! Ah, siamo tornati indietro! No, no, siamo tornati indietro, ragazzi, non sto capendo dove dobbiamo passare. Di qua c'era un'altra porta. Non si apre, non si apre, via, 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 no, non mi prenderei. Di qua, di qua, di qua. È chiusa. Mannaggia, ragazzi, che fatica. Ah, ma ci sono zombie ovunque! Ragazzi, è difficile trovare la strada. C'è uno che mangia le ciambelle. Un ciambellaro. Ah. Allora, ragazzi, scusate. Così chiamiamo la mappa. Inventario, oggetti curativi. Ok, e usiamo subito il nostro spray. Ma mi dispiace che sto venendo morso così tanto, ragazzi, capisco che non è un bel gameplay fatto così, però credetemi, è veramente difficile, gli zombie ce li troviamo addosso, non riusciamo a trovare la strada. Exit. Ok, eccoci qua. Avevamo fortunatamente... Stai bene,
Sì. Mica tanto. Sei al sicuro? Per ora. Marvin Branagh. Grazie. Devo dire che te la cavi bene. Sì, so come badare a me stessa. Forza. Ma quindi la causa è sconosciuta? Ci sono varie teorie. Ma quello che so per certo è che questo posto brulica di zombie. Già, l'ho notato. Ehi, lasciala accesa. Non si sa mai. Non voglio rimanere qui. Appena trovo Chris, vado via. Sei davvero sua sorella? Sì. Perché? Sa dove si trova? È in vacanza. Europa, credo. Da settimane. Vacanza? Beh, un'ottima notizia. E ce n'è un'altra. Sembra che si possa uscire usando questo passaggio segreto. Bene. Ehi. Dovremmo trovare un ospedale. No, no. Lascia perdere. Me la cavo da solo. No. Non sia ridicolo. Ha bisogno di cura. Ascoltami, Claire. Pensa a salvarti. Fallo per tuo fratello. Ora, credo ne avrai bisogno. No, non lo prendo. Serve più a... E fa attenzione. Se incontri uno di quei mostri, non importa chi era, non esitare. Ammazzali se puoi. O scappa. Dunque ragazzi, allora abbiamo ottenuto il coltello da combattimento, quindi equipaggio della schermata dell'inventario, suo utilizzo è limitato ed è rappresentato dalla barra sotto la relativa icona, sfodera fendente, quindi R1, R2, abbastanza scomodo come configurazione, ma... Allora, usalo per contrattaccare premendo L1 quando viene afferrato da un nemico. Può essere inoltre recuperato dai corpi a terra. Quindi comunque, come abbiamo giocato nella demo, un contrattacco. Ok, equipaggiato. Allora ragazzi, dunque, se vi è piaciuto il primo episodio di Resident Evil 2 Remake, stiamo giocando con Claire in quanto da votazione sia di Luna Viola che vostra, e poi anche perché amico c'è il Gazzo, sta giocando con Leon, quindi abbiamo fatto una cosa in contemporanea, che dire, mi lasciate un like oppure vi iscrivete al canale per sapere quando vi porto avanti la run. Adesso vi carico subito il primo episodio e che dire ragazzi, grazie di essere stati con me, ciao ciao da Sion, saluti l'amico Typhon De Roga a Gradi Graplays e Christian Tiengo, che saranno con noi a breve, spero, per qualche gameplay di Resident Evil. Alla prossima, ciao ciao ragazzi!